sono operazioni che si fanno e che purtroppo, o per fortuna azzarderei, non tutti sanno fare. Eccoci di nuovo a parlare agli investitori immobiliari o aspiranti investitori immobiliari. Oggi ti volevo parlare della problematica, se così possiamo definirla, di operazioni con la cessione del preliminare. Sono quelle operazioni con le quali la maggior parte degli investitori immobiliari alle prime armi inizia, perché magari non si hanno tutti i soldi per portare a conclusione l'intera operazione con la compravendita e non possiamo neanche sentirci esclusi dagli investimenti immobiliari nonostante non avessimo tutti i soldi per concludere un'operazione. Oppure abbiamo una quantità limitata di danari e quindi non possiamo essere costretti ad andare a fare le nostre operazioni immobiliari in zone dove le case costano poco. E questo è un altro degli errori da evitare, quindi andare in una zona dove le case costano poco in funzione delle nostre disponibilità economiche. Potrebbero esserci dei problemi, la domanda che ci dobbiamo fare è perché le case costano poco in quella zona? Ok, quindi io sono escluso dalle operazioni immobiliari in quanto non ho tutti i soldi per andare ad operare in una zona dove le case valgono di più e costano di più. No, non possiamo considerarci esclusi dagli investimenti immobiliari, possiamo mettere in atto quella che è la conosciutissima tecnica, se così possiamo chiamarla, della cessione del preliminare. Ora, qual è il problema spesso che mi vedo recapitare, raccontare dagli aspiranti investitori immobiliari in merito alla cessione del preliminare? Che l'agente immobiliare ci dice no, non è il cliente giusto per fare la cessione preliminare, ho capito, sì, cosa vuoi fare tu con questa casa, ma ti dico, non mi fare una proposta d'acquisto con la cessione preliminare perché questi non sono i clienti giusti. Ora, quale potrebbe essere il problema? Magari è vero, non sono i clienti giusti, però potrebbe esserci un problema ancora più nascosto, ancora più non palesato. E quello è un problema. Quindi, onde evitare questo e per aumentare quelle che sono le tue probabilità di fare una proposta d'acquisto e fare un'operazione in funzione di questa tecnica già prevista e già palesata, bisogna essere preparati a spiegare, raccontare, delineare per ogni sua fase come funziona la cessione del preliminare. Perché questo? Potrà capitarti di stare a parlare, a raccontare, a prospettare un agente immobiliare un'operazione con cessione preliminare e l'agente immobiliare che ti sta ascoltando, nonostante ti dicesse sì, ho capito, non ha mai fatto operazioni di cessione preliminare. Ne ha solo magari sentito parlare, ma non ne ha mai fatte. Non sa come si gestisce, non sa come va a finire, non sa quali sono i vantaggi sia per te, per lui e per la proprietà. Se non glieli sai spiegare bene, lui si fa un film in testa, una questione da gestire, una situazione da gestire che non ha mai avuto esperienza di gestione, preferisce quindi lasciar stare. Perché questo? Uno, non saprebbe come raccontare, spiegare alla proprietà una tua eventuale proposta. Una tua eventuale proposta che prevede questo tipo di operazione. Immaginate lui che non sa spiegare bene, ne ha solo sentito parlare, non ne ha mai attivate, prende la tua proposta d'acquisto, si deve mettere al cospetto davanti alla proprietà, gli deve raccontare come funziona. Alla domanda della proprietà, ma Antonio, ma queste operazioni tu ne hai mai fatte? E lui per non magari non fa la brutta figura, sì, ne ho fatte. Ecco Antonio, mi puoi spiegare quali sono i pericoli, quali sono i vantaggi? Se me lo puoi spiegare come funziona per filo e per segno questo tipo di, come si svolge questa operazione e a cosa potremmo andare incontro eventualmente con questi signori che ci fanno questo tipo di proposta? Ecco Antonio, per evitare di sentirsi fare questa domanda e evitare quindi di improntare, battersi in un'eventuale risposta, spiegazione ai clienti che non sa fare, decide di non farti scrivere la proposta d'acquisto. Non so come andargliela a spiegare, ma come te lo dico, questo è quello che ragiona in mente. Invece la risposta a voce alta è sì, ho capito tutto, la conosco bene, ma non sono i clienti giusti per te. È lui che non è l'agente immobiliare giusto per te, ma ci sarà una prima volta per tutti. Quindi quello che devi fare è cercare di prendere in mano la situazione, spiegare bene all'agente immobiliare, anche se ti dice sì, prima di sentirti rispondere non sono i clienti giusti per te, devi star lì a spiegare, dando per scontato che lui lo sa, ma tu consapevole del fatto che potrebbe essere la prima volta per lui, rispieghi tutto di nuovo rischiando di essere ripetitivo e parlare di cose già conosciute da entrambi. Un problema aggiunto potrebbe essere che per te anche è la prima volta, sei un aspirante investitore immobiliare, quindi siamo di fronte a una situazione in cui per l'agente immobiliare che ti dice sì, ma non è un problema, questi non sono i clienti giusti per te e non ne ha mai fatte invece, e non te lo sta dicendo, tu che gli proponi un'operazione del
genere gli dici vai tranquillo, non ci sono pericoli, ma non ne hai fatte neanche tu, vale a dire che non gli sai dimostrare né spiegare come funziona, come si svolge questo tipo di operazione, ecco due persone che parlano di un'operazione che mai nella vita tutti e due avete messo in atto. Ecco, questo è uno dei principali motivi per i quali gli aspiranti investitori immobiliari nascondono quali sono i reali obiettivi dell'operazione e quindi non vanno a palesare immediatamente all'agente immobiliare che invece l'obiettivo è fare una cessione preliminare. Quindi evitano di dirlo all'agente immobiliare per paura di sentirsi dire così, per paura di sentirsi dire non mi fare questa proposta d'acquisto. Allora l'aspirante investitore immobiliare, pur di non perdere questa opportunità, tiene nascosto per il momento il fatto che l'operazione si svolgerà con la tecnica, la strategia e l'operatività di una cessione del preliminare. Mi raccomando, siate chiari sin dall'inizio, perché poi mi scrivete e mi dite ciao Luigi, ho sottoposto il preliminare alla parte venditrice dopo aver fatto una proposta d'acquisto, ma all'interno del preliminare avevo inserito a sorpresa con il mio notaio la clausola dell'articolo 1407 del codice civile della cessione del preliminare, ora non me la firmano. Vale a dire che sono rimasto con una proposta d'acquisto accettata, vale a dire che sono rimasto con una caparra confirmatoria versata o a conto prezzo, quello che vuoi, ma adesso come faccio? Perché i signori mi dicono mo te la compri tu, detta così in termini schietti. E lì è un problema, no? Capisci bene che lì hai un problema da gestire, quindi o ne esci e perdi soldi o cerchi capitali per portare a conclusione quella che è la tua operazione. Quindi come gestiamo queste situazioni? Partiamo quindi dal presupposto che bisogna essere chiari, ma bisogna essere più chiari nei confronti dell'agente immobiliare. L'agente immobiliare deve sapere per filo e per segno come si concluderà l'operazione, come si svolgerà l'intera operazione, e questo perché lui deve andare a raccontarlo con la tua proposta d'acquisto alla proprietà. La proprietà gli farà delle domande e lui deve essere assolutamente padrone della situazione ed in grado di rispondere a quelle che potranno essere le obiezioni della proprietà. Perché gli chiederanno, ma signor Antonio, perché non trovo un acquirente come se ne sono sempre trovati? Uno che si compra la casa e poi con la casa ci fa quello che vuole, la ristruttura, la vende, ci fa business, ma non facciamo questi giochetti. Molto spesso si usa il termine giochetti, strategie, stratagemmi. Non è una stratagemma, è un articolo di codice civile. Sono operazioni che si fanno e che purtroppo, o per fortuna azzarderei, non tutti sanno fare. Non tutti fanno, però tu se sei un aspirante investitore immobiliare e vuoi fare questo di mestiere, devi saperlo fare. E c'è sempre una prima volta per tutti. Ecco perché ti sto dicendo con questo e con altri video come poter applicare questo tipo di strategie. Altrimenti sarai destinato ad andare a fare operazioni immobiliari nelle zone in cui le case costano poco e potresti avere dei problemi. Quindi ci sediamo con l'agente immobiliare, raccontiamo, anche se l'agente immobiliare ti dice sì, le conosco, raccontiamo, spieghiamo per filo e per segno come si svolge tutta l'intera operazione, quali sono i termini di legge che portano a conclusione questa operazione, in modo tale da installare nella testa, nella mente dell'agente immobiliare il discorso da fare alla proprietà. Come si evita questo passaggio di informazioni? Facendo un appuntamento a tre. Prima spieghiamo all'agente immobiliare, dopodiché, per evitare che l'agente immobiliare vada al cospetto della proprietà, chiediamo un appuntamento anche con la proprietà, in modo tale che diventate anche una faccia nei confronti dei proprietari, e si fa la riunione a tre dove date le vostre garanzie, dove potete spiegare anche alla proprietà, con l'ausilio, aiuto, coadiuvati dall'agente immobiliare, a questi signori quali sono i vantaggi, gli svantaggi e pericolosità di questa operazione. Ma non soltanto quelli che sono i vostri vantaggi operativi di business, cioè posso fare questa operazione, non la compro la casa, ma la facciamo comprare a qualcuno ristrutturata da me. Questo potrebbe essere inteso come soltanto un tuo vantaggio e non è detto che di fronte a una serie di vantaggi a tuo favore la proprietà accetti che tu faccia business con la loro casa. Non è detto che davanti a tutta una serie di vantaggi a favore tuo l'agente immobiliare ti aiuti a convincere la proprietà a sottoscrivere quella proposta d'acquisto accettata. Ok, devi spiegare quali sono i vantaggi per tutti, quindi in sede di tavolo con tutti e tre al tavolo, tu, l'agente immobiliare e la proprietà, devi cercare di spiegare loro a tutte le parti quali sono i vantaggi per tutti. Ora, quali sono i vantaggi per l'agente immobiliare? Una o due provvigioni in più. In una transazione normale l'agente immobiliare prende la provvigione dalla parte acquirente, prende la provvigione dalla parte venditrice. In questo caso, se rimettiamo l'immobile in vendita e sarà un terzo soggetto a comprare
questa casa, l'agente immobiliare avrà l'opportunità di prendere una provvigione da parte tua in fase di vendita, eventualmente prendere un'ulteriore provvigione, seppur ridotta, da parte tua in qualità di nuovo venditore, prendere una provvigione da parte della parte venditrice attuale e un'ulteriore provvigione dal terzo soggetto che viene ad acquistare la casa ristrutturata. Siamo a 3/4 provvigioni rispetto a quelle che potevano essere 2 le provvigioni previste. Quindi questi sono i vantaggi per l'agente immobiliare, che porta lui a pensare: no, aspetta un attimo, visto che mi racconti così, me la prospetti così, fammi capire. Ok, sono qui apposta a farti capire. Quali sono i vantaggi per la proprietà? La proprietà, visto che tu hai deciso di individuare, aggredire quell'immobile con la strategia tecnica, chiamala come vuoi, di cessione preliminare, vorrà dire che quei signori probabilmente sono proprietari di un immobile da ristrutturare, brutto, bombardato. Questo cosa significa? Che con molta probabilità metà delle persone della città, del quartiere, non hanno visto neanche quell'annuncio, perché con molta probabilità chi cerca casa la cerca in uno stato abitabile, vivibile, ristrutturato. Quindi vale a dire che chi cerca annunci online, mettendo i filtri soltanto, facendo apparire abitabile, vivibile, ristrutturato, quell'annuncio non è apparso neanche, e magari è la zona in cui cercavano casa, è la tipologia di casa che cercavano, è la superficie di casa che cercavano. E vuol dire che nel momento in cui tu, dopo la ristrutturazione, con i tuoi soldi, con casa loro, riesci, grazie all'agente immobiliare, a mettere questo annuncio online con via le foto della casa che puzza, bomba, ma con le nuove foto, inizialmente con i render, ma poi aggiornando man mano le fasi lavorative, vuol dire che l'altra metà della città vedrà quella casa in vendita. Quindi non si va a vendere il prodotto che attualmente hanno questi proprietari, ma si va a vendere un altro che farai tu. Quindi l'altra metà della città vedrà la loro casa, cosa che loro non hanno avuto la possibilità di mostrare a queste persone. Lo fai tu. I vantaggi per te quali sono? Li abbiamo detti, non è utile stare qui a ripeterli. Quindi, come vedi, ci sono vantaggi per tutti. I vantaggi per tutti vanno raccontati, palesati e spiegati, mai dati per scontati. È un problema, potrebbe essere un problema, dare per scontato che le persone entrino in quest'ottica. A volte fanno sì con la testa, ma dentro la mente fanno no. Non hanno capito. Vogliamo dare una garanzia in più a questi signori? Mi è capitato spesso di farle, ultimamente l'abbiamo fatto con un comprocasa investitore immobiliare che segue in affiancamento. Ok? Volete maggiori garanzie? Ve ne diamo. Andiamo dal vostro notaio a fare il contratto preliminare. Di norma dovremmo fare un contratto preliminare dal mio notaio di fiducia. Ok? Vi fidate molto del vostro? Benissimo. Sicuramente il vostro notaio conoscerà bene la legge. Vi potrà rassicurare in termini di legge e operativi. Facciamo il preliminare, pago io giustamente, ma facciamo il preliminare dal vostro notaio di fiducia. Chiedete a lui tutte quelle sono le garanzie operative e per legge della situazione. Altra motivazione per le quali le persone dicono no, sì lo so, ma non sono le persone giuste, è perché, come gli spiego a questi signori, che devono darti nel frattempo il possesso della casa. Signori, non è un possesso, l'ho spiegato già nei video precedenti, qualche video fa, non si tratta di possesso. È un'autorizzazione, lasciando le chiavi inizialmente alla signora Maria, a come ho fatto io, all'edicolante sotto casa, per fare ristrutturazione, mettere soldi miei dentro casa vostra, a rischio di perdere quei soldi e che voi vi ritroviate, eventualmente, se tutto va male, una casa ristrutturata con i miei soldi, sempre casa vostra. Nessuno dorme in casa vostra, nessuno vi occupa la casa, io avrò soltanto l'autorizzazione a investire soldi dentro casa vostra per renderla diversa e con la garanzia massima di chi fa i lavori, come vengono fatti quei lavori, e quindi garanzia massima che quelle opere che andranno da loro cedute alla terza parte saranno garantite da te. Quindi non Mustafa che va a fare i lavori, non materiali scadenti, tutti gli impianti certificati, responsabilità dell'appaltatore che va a fare sotturazioni nei confronti del condominio ed eventuali danni, tutte le massime raccomandazioni e rassicurazioni vanno espresse sul contratto preliminare e vanno sottoscritte. Spiegatelo prima, non potete sperare che le persone le diano per scontate o sperino che all'interno del vostro contratto ci siano garantite queste questioni. Lo dovete spiegare prima. Guardate che quando firmerete il contratto preliminare troverete scritte sull'atto queste dichiarazioni, queste rassicurazioni. Anche se vi dicono sì, lo so, lo ripetete, lo dovete ripetere. Non diamo per scontato che sono concetti chiari già dall'inizio. Potrebbe non esserlo,
e questo potrebbe andare a discapito della tua operazione. Poi non ti lamentare che non riesci a fare operazioni. Poi il problema resta a te. Se non lo sai fare neanche tu, non lo hai mai fatto, non ti senti padrone della situazione, non ti senti in grado di affrontare quel tavolo di cui ti ho parlato a tre, perché anche per te è la prima volta, in quel tavolo lì devi mostrare documentazione. Quindi se non sei in grado, non ti senti padrone della situazione, evita di rovinare tutto. Sono operazioni che si cercano con il lanternino. È vero che sono difficili, tra virgolette, da trovare, ma se non la sai gestire la bruci sin dall'inizio. Quindi quello che ti dico è: fatti affiancare. Non da me, non è un problema, ma devi essere affiancato da qualcuno. Non vuoi essere affiancato da me? Ci sta, ma non puoi permetterti di non essere affiancato da nessuno. Hai il guru di riferimento? Sei contento quando ti chiamano studente? Ok, fai lo studente modello, chiama il tuo guru di riferimento, fallo venire con te, gli dai una quota, un pagamento giusto, perché ti sta facendo fare business, esperienza che potrai replicare anche poi da solo. Una volta che l'hai visto una, due volte, sarai abile e arruolato a farlo poi da solo. Quindi investi sulla tua preparazione, fatti accompagnare a questo primo appuntamento, a questo tavolo, e quindi fai lo studente modello, vai con il tuo guru, vedi come il tuo guru spiega la situazione, racconta l'operatività della cosa, prendi appunti, registra, così sarai in grado di replicare e hai concluso quello che è il discorso di formazione. Questo è quanto. Prima di tutto però c'è la trasparenza e prima ancora c'è la capacità di individuare case adatte a fare questo tipo di operazioni. Non sono operazioni che puoi fare con tutte le case, devi saper riconoscere quali sono le case con le quali puoi applicare questo tipo di operazione e per questo ti devi preparare. Spero di essere stato chiaro. Ah, dimenticavo. Ragazzi, per avere questo bisogna scrivere una mail. Lo so, non c'è il pulsantino magico sul sito internet dove c'è acquista. Stanno per inserire anche il pulsantino, ma al momento, per avere la copia cartacea del metodo Compro Casa, bisogna scrivere una mail a luigi@luigilardi.it. Ciao, sono Antonio, vorrei ricevere una copia cartacea. Mi indichi, per favore, il tuo indirizzo di spedizione. Ne ho tantissime di mail dove non è stato indicato l'indirizzo di spedizione, poi vi devo rincorrere. E allora potrai seguire le istruzioni per avere questo. Spero di esserti stato d'aiuto con queste poche precisazioni e accorgimenti in funzione di questo tipo di operazioni da investitore immobiliare. Se non riesci, rimane solo colpa tua perché non mi hai magari voluto ascoltare. Ci vediamo dall'altra parte.